pieno sostegno da parte dell'amministrazione comunale al Lucca Film Festival. Anche il sindaco Mario Pardini plaude al cartellone della 19ª edizione della manifestazione. Con un ricco programma di proiezioni, incontri, concorsi e un parterre di ospiti di primo piano, la kermesse cinematografica accende i riflettori sulla città quale centro di attrazione non solo per gli appassionati, ma anche per l'industria della settima arte. Ed è proprio alle produzioni nazionali e internazionali che guarda il nuovo sportello cinema del comune, che offre coordinamento e assistenza per le produzioni audiovisive. Attenzione totale proprio perché il mondo del cinema per noi rimane centrale, anche il fatto di aver aperto uno sportello dedicato, quindi a favorire che ci siano sempre più investimenti del cinema sulla nostra città, più serie, più film che possono essere girati da noi. Intanto dal 23 settembre al 1 ottobre la città si trasformerà in un set a cielo aperto e sul tappeto rosso della manifestazione è attesa una vera e propria parata di stelle. Tra gli ospiti d'onore l'attrice premio Oscar Susan Sarandon, che al Cinema Astra riceverà il premio alla carriera e sarà protagonista di una masterclass aperta al pubblico presso la chiesa di San Francesco, oltre che di un concerto in piazza della Cittadella. Sempre all'Astra, premio alla carriera anche per Isabelle Huppert, che sarà omaggiata con la proiezione del suo ultimo film. Poi ancora l'attrice Violante Placido, l'attore e regista Kim Rossi Stewart, l'attrice Stefania Sandrelli, il regista e sceneggiatore Mario Martone e, infine, il premio Oscar Gabriele Salvatores, che sarà anche protagonista sabato 30 settembre del decennale di Lucca Effetto Cinema, con uno speciale evento dal vivo che il festival organizzerà in Piazza San Michele.